Marco, difficile oggi opporsi a questo Milano, Abdelaziz che ha imperversato per un 7,5 almeno e poi comunque Milano che ha giocato su livelli con i quali è difficile competere in effetti. Sì, è vero che gli mancava un centrale, ma si sono compattati, hanno giocato con tre giocatori importanti. Milano lo scorso anno, lo voglio ricordare, è arrivata quinta, ma a pari merito con Modena che è arrivata quarta. In più ha messo dentro Petric, che è un campione d'Europa, e questo la dice lunga. Noi abbiamo provato un pochino il primo set, come contro Trento purtroppo ci siamo un po' squagliati nel secondo, ma Nimir ha fatto il giocatore che può cambiare le partite. Nel terzo ci abbiamo provato come con Trento, ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzare. Con le squadre forti è già due volte che finisce un po' così, vediamo la prossima che cosa viene fuori. Adesso il nostro è un campionato fatto di step, no? C'è un gruppo giovane che deve crescere e queste partite sicuramente aiutano a crescere, poi chiaramente c'è quello step da colmare per far sì che questi set persi punto a punto diventino set vinti. Sì, è chiaro che l'inesperienza viene fuori soprattutto quando arrivi in fondo a pari a loro, bene o male. Però dobbiamo continuare a lavorare con decisione, con fiducia, perché prima o poi arriverà anche il nostro momento. Adesso c'è già da inquadrare Modena, adesso si gioca ogni 3 giorni, quindi non c'è troppo tempo per pensare a quello che si è giocato. La gara di Modena sarà una partita come quella di questa sera, come grado di difficoltà? Forse anche di più, forse anche di più, perché devo dire che la loro qualità è non solo nei set che giocano, ma anche nelle riserve, per cui è probabile che ci sia qualche cambiamento, questo non lo so. La difficoltà è superiore, però dobbiamo guardare in faccia quello che c'è e giocare fino in fondo.